Il centro-sinistra a livello nazionale non c'è più ed è stato affossato dalle scelte di governo Renzi, del governo Renzi. Qual è il programma del Partito Democratico per Roma? A Roma il PD ha cacciato Sell dalla giunta a fine luglio. Il Partito Democratico, nonostante la posizione della sinistra, ha chiuso l'esperienza Marino dal notaio con le firme di consiglieri del centrodestra e non ha degnato i cittadini romani neanche di un dibattito in aula Giulio Cesare. Che cosa ne pensa della candidatura di Roberto Giachetti, che oggi pare ufficializzerà appunto la propria candidatura? Proprio Giachetti, che l'ha usata spesso e volentieri come bersaglio polemico quando lei faceva ancora parte del Partito Democratico. Giachetti è stato un ultras del Jobs Act, è stato un ultras dell'intervento sulla scuola, è stato un ultras del Salve Italia o trivellazioni a gogo, è stato un ultras della revisione costituzionale, è stato un ultras dell'Italicum o della controriforma della RAI. Sono le ragioni principali che mi hanno spinto fuori dal PD per coerenza col programma elettorale. Su Roma non ho idea di cosa vuole fare. Pare tra l'altro ci sia anche la candidatura di Tocci. Lei ci aveva detto: se Tocci si candida io gli vado a fare la campagna elettorale. Confermo che una disponibilità di Tocci a entrare in campo sarebbe una novità molto interessante che discuteremo con grandissima attenzione. Come valuta la gestione finora del commissario Tronca? Finché bisognava buttare giù Marino, Roma era la città peggiore dell'universo. Poi buttato giù Marino, i riflettori si sono sostanzialmente spenti. Questo francamente me l'aspettavo. Adesso io trovo abbastanza preoccupante il tentativo da parte del Partito Democratico di far fare a Tronca il lavoro sporco, facendo finta che lui non c'entra, che il Partito Democratico medesimo non c'entra niente. Quindi fanno un po' il gioco delle parti. Se privatizzi gli asili nido non stai facendo amministrazione ordinaria. I cittadini romani lo capiscono. Che Tronca è messo là come esecutore di un'agenda politica che ha la responsabilità fondamentale del Partito Democratico. Ieri siamo riusciti a far calendarizzare una mozione in aula alla Camera, verrà discussa il 25 gennaio, nella quale chiediamo al governo, proviamo a impegnare il governo a fermarsi nella corsa alle Olimpiadi e ad aspettare un referendum a Roma tra i cittadini romani, un referendum che consenta ai cittadini di scegliere se investire preziosissime risorse pubbliche nelle Olimpiadi, che come i dati dimostrano nell'ultimo quarto di secolo hanno sempre portato danni economici consistenti alle città che le hanno organizzate. Da ultimo Londra ha accumulato un deficit di 10 miliardi di euro, oltre 10 miliardi di euro, oppure se investire le preziosissime risorse pubbliche in progetti che hanno a che fare con la mobilità, con le metropolitane leggere, con gli autobus ecologici, con l'emergenza abitativa, con i campi sportivi nelle periferie. Primo step è avere 1000 firme e domenica 17 in tutti i municipi raccoglieremo le firme sul quesito da poter presentare al commissario Tronca. Dopodiché, una volta che sarà ammesso, come confidiamo, il quesito, partirà la raccolta delle altre firme e spero che questo pezzo di strada lo possiamo fare anche insieme a tutti coloro che ritengono che in una scelta che riguarda il futuro strategico della città possa essere affidata anche ai cittadini che poi dovranno esserne comunque investiti.